Se segni tu, giuro, mi mangio un panettone intero, una promessa fatta dal portiere della Trasimeno, Andrea Rossi, ad inizio campionato al compagno di squadra di Battistelli, un modo per motivare il centrocampista classe 2000 da autentico uomo spogliatoio, qual è il buon Andrea. Sta di fatto che domenica scorsa, al minuto 45, quando Battistelli ha sparato in rete la palla del momentaneo 1-0 della Trasimeno sul Castel del Piano, Andrea Rossi è stato l'unico a non esultare dei suoi. Battistelli invece ha sfoggiato un'esultanza alla CR7 sotto la pioggia battente, seguita dal duplice fischio del direttore di gara, con tutti i giocatori della Trasimeno rientrati negli spogliatoi col sorriso sulle labbra, ripensando proprio alla scommessa di inizio stagione. Unica nota negativa in casa biancorossa è il fatto che il Castel del Piano abbia trovato il gol del pari per l'1-1 finale, che non ha evitato comunque al portiere della Trasimeno di pagare pegno, e così, alla ripresa degli allenamenti. Primo gol stagionale e panettone intero per Rossi. Prego. Da mangiare, lo giusto. Intero. Ma questo me l'avevi messo solo. Vai, polvere bianca. Vai, Andri. Io ringrazio il Castello del Piano perché avete fatto fare gol la scandita di qui e giustamente prego. Mangio il panettone. Grazie, prego. No, cacao. Aspetta, dopo devi venire anche l'amico mio a mangiare. Perché? Perché giustamente deve anche lui mangiare, che fa il video, ma giustamente a 20 anni deve mangiare una bella parte di panettone. Non si è fatto davanti alle telecamere. Magna, dai, magna. Vai, Andri. Magna, dai, no. Guarda quant'è. Che tanto, tanto è magro. Tanto è magro. No, no, è la panzetta come me, c'è. No. Almeno magna e metà. Scommesse, ma pagate. E alla fine dei conti, il primo gol in eccellenza di Battistelli val bene una notte in bagno per Rossi, con un termos di limonata a portata di mano.